È scattata l'ora solare, buongiorno, bentrovati. In qualsiasi momento ci stiate guardando o riguardando. Noi oggi vogliamo parlarvi eh, di famiglia, di amore, di persone che sanno accudire altre persone, anche se non sono di famiglia, eh, della capacità che si ha quando tutti sono intorno a te di riscattarsi, no? di, di rialzarsi. Da qualcosa di tanto difficile, di tanto grave che ti è potuto accadere, di come tutto questo faccia di te alla fine una persona migliore. Loro ci hanno messo un'ora e venti più o meno ad arrivare dalla loro Umbria, ma noi li aspettavamo. Uh, se li aspettavamo, erano un sacco di giorni che li aspettavamo. La famiglia Trotti, ben trovati. Grazie. Grazie mille di essere con noi. Allora, Umberto Trotti è il super papà, e questo l'abbiamo capito. Fiorda Amzai Trotti è la meravigliosa mamma. E poi, signori, 14 anni molto ben spesi, Valentina Trotti. Applausi so che forse so, Valentina adesso mi sta guardando e dice. Mm, va bene. Allora, um, una famiglia splendida, una famiglia che fa delle cose straordinarie. Parliamo del profumo che dovrebbe arrivarvi, del buono che loro sanno cucinare e preparare. Ma c'è una persona a cui questa famiglia deve un grazie infinito. E si chiama Paolo Maspero. Ed era... Che... Dove l'avete incontrato? Qual è stato il giorno, anzi la notte del vostro incontro? Noi l'abbiamo incontrato in cucina, nella in Concordia. Concordia della Sala Milano. La Costa Concordia Costa quella. La Costa Concordia. Quella. Che lì l'abbiamo trovato, ma dieci anni prima. Il in nostro Inzabuda era venuto a mangiare nel nostro ristorante. Questa è una cosa incredib incredibile nel senso, è, un è una storia incredibile. Allora, eh, siamo all'isola del Giglio, è il 13 gennaio eh, del 2012. È la Costa Concordia, lo sappiamo che cosa sia successo, sappiamo quante vittime ci sono state e con tutte quelle vittime quanto dolore, quanta, quanta incredulità in tutti noi nel vedere questo gigante che si era appoggiato. In quelle acque davanti all'isola del Giglio. Allora, um, vi racconteremo poi di questo incontro che era avvenuto tanti anni prima. Voi decidete di imbarcarvi per una crociera che doveva avere, eh, signora, il doppio del significato per voi. Era il nostro viaggio di nozze, doveva eh, essere almeno. un po' rimandato nel tempo. Sì, rimandato, sì, per problemi familiari. Abbiamo avuto un lutto in famiglia no, e quindi abbiamo deciso di rimandare questo viaggio che era tanto atteso. Comunque era viaggio. tanto atteso. E, e come sempre, eh, dunque, voi eravate, vi eravate sposati in realtà un anno, anno nel, prima, credo no? nel 2000, sì, nel 2011. 2011. Quindi eravate sposati. Però di solito si ha l'idea, no? si parte immediatamente. Eh, e lei racconta che quella mattina. Signora, se tutto fosse andato, magari, magari tutto fosse andato bene, lei avrebbe avuto solo un po' di fastidio, di mal di testa prima di partire. Sì, è un mal di testa che diciamo ho avuto appena sveglia, che non mi ha male, mai lasciato. E non voleva, cioè dice quasi quasi non parto. Eh, sì, all'inizio diciamo, abbiamo discusso anche perché anche Umberto non si sentiva molto bene. Che facciamo? Partiamo, non partiamo? beh ormai, cioè, è il nostro viaggio. Cioè, il nostro viaggio di nozze. Ah, è il nostro forza. viaggio di nozze, eh, ovviamente. Mm, alle 21:45 voi siete a cena? E sentite un, un tonfo, un tonfo. Un grande tonfo. Che io sono rimasto perplesso perché stavamo mangiando e tutto pensavo meno che c'era questa grande tragedia. Infatti eh, io sono rimasto seduto, mia figlia con la carrozzina, mio figlio, perché avevamo anche un bambino... De, Carlo. De, esatto, Carletto, che con la carrozzina praticamente ha fatto un paio di metri e okay. la mamma l'ha ripreso e mi ha detto non ti alzi, sarà stata un'onda io ho detto perché mi devo alzare e poi dopo invece, dopo nemmeno attimi di secondo, insomma, si sono spenti le luci. Iniziato il caos totale dentro la sala e noi, al momento che era tutto buio, c'era una luce e la luce dove io ho portato tutta la mia famiglia che era poi la cucina, l'insaputa, non sapevo, addirittura lì non ci facevano entrare perché avevano detto che era pericoloso. Poi una persona, guarda, dicevi: metto qui l'ufficio, sempre della cucina, dove c'era il collegamento di tutti i 12 piani, 13 adesso non so preciso, sì, sì. della nave dove lui comunicava comunque tutto, in tutti questi altri reparti. Era, diciamo, tra virgolette, all'inizio abbastanza tranquillo. Noi eravamo lì... Nonostante la, fortuna, la luce spenta... Noi la fortuna lì c'erano i computer dove c'era una batteria dunque teneva illuminata solo, esclusivamente, quella stanza. Il resto c'erano quelle piccole luci d'emergenza ma talmente l'ambiente è grande che non vedevi, non vedevi, insomma, l'interno. All allora, ehm... Chiedo a Valentina perché ci sono delle, ci sono delle, delle parti della nostra memoria, che anche se io posso darti del tuo Valentina, a sì. 14 anni tu me lo permetti ancora. Eh, tu hai lontanamente memoria di qualcosa? Io ero piccola, Eri quindi tanto non piccola. ho ricordi. Posso no. ricordarmi solo il caos che c'era lì dentro. Il caos? Sì. C'era un caos, signora, che era terrore. Sì, no. sì le persone mh, proprio disperate, in panico, persone anche, eh, signore, con anche tacchi alti, che le vedevi cadere perché non, non, non c'era, cioè lì il pensiero è, è spariva, non ti rendevi neanche spariva conto. Spariva il pensiero, ha ragione, sì. signora. Sì, talmente pensiero. la paura... Ora, in, in cucina, questa famiglia che ha una storia di ristorazione, di, di chef, di cucina, di, di sapore, di gusto, di ristorante che è straordinaria, a questo arriviamo tra poco, eh, trova eh, ricovero e quest'uomo, l'executive chef della Costa Concordia, si rivelerà essere, e non solo per loro, letteralmente un angelo, letteralmente. Eh, vogliamo ritornare con la memoria a quel giorno, vogliamo farlo insieme a voi. Ognuno di noi si ricorda dove fosse quella sera, si ricorda dell'istante in cui abbiamo visto quel gigante appoggiarsi su un fianco, si ricorda di cosa abbia significato sapere di così tante vite andate perdute. Eh, un attimo, l'ora solare, ritorniamo in vostra compagnia. Grazie. essere una famiglia, una famiglia che sta facendo grande festa, è un viaggio di nozze è soltanto rimandato ma come tale eh, paradossalmente forse vale ancora di più eh, c'è la notte della tragedia della Costa Concordia e questa meravigliosa famiglia la famiglia Trotti, Umberto, eh, Fiorde e Valentina che oggi ha 14 anni ribadisco ancora una volta molto ben spesi poi arriviamo perché, eh, grazie a Paolo Maspero executive chef della Costa Concordia eh, trovano salvezza. Allora, guardate, queste sono immagini per le quali ringraziamo la Marina Militare. Eh, eh, vista in televisione, sembra. Ecco, guardate la, la grandezza, no? Quando gli uomini eh, si avvicinano. Voi, come siete riusciti a uscire, grazie a Paolo Maspero, dalla nave, arrivare ad una scialuppa? Come, come avete fatto? Allora, noi. Dopo, dopo tot, diciamo, tempo che siamo rimasti di sotto, che anche a lui era insaputa questa tragedia, eh? dunque all'inizio neanche lui sapeva... Non si capiva. Non si capiva, insomma, che era questa situazione così grave. Al momento che noi abbiamo visto le griglie comunque salire nel piano, dove eravamo noi... Cioè voi avete visto l'acqua entrare... Noi abbiamo visto l'acqua entrare dalle griglie della cucina. Praticamente noi siamo proprio lì dove è affondata la, la sala Milano. Lo vedi queste inquadrature... Noi siamo proprio in quel lato che, che, che è rimasto dopo so sommersa. Lui ha preso in braccio mio figlio, ha portato per mano Valentina e ci ha portato fuori perché poi io ero impietrito, che non, imbambolato, come se fossi già morto. C'è proprio una situazione eh, così negativa, no? Che poi sono una persona molto positiva, dunque eh, l'opposto di me. Ci ha portato nel, nel, nel piano, diciamo al terzo piano, nel settore B. Noi dopo siamo scesi nel settore A e nel settore B non ci hanno fatto salire perché non era il nostro, il nostro diciamo, Salve, reparto. Che poi prima di andare su siamo andati a prendere i nostri salvagenti sì. e noi eravamo il settore A. Ecco perché non ci hanno fatto salire. E andando al terzo, diciamo, dalla parte opposta, lui dopo ci ha lasciato perché è andato a cercare altre persone e per tirarle fuori, altre persone. E su una scialuppa non ci hanno fatto salire, che poi era una di quelle scialuppe che non è mai scesa, che abbiamo dopo l'inquadratura che abbiamo rivista, che erano una attaccata all'altra, su una, una di queste scialuppe non ci facevano salire, una, una infermiera eh, scese e, e diede il posto a mia moglie e figli. E al momento che scende questa, questa scialuppa si piega ancora di più, come vediamo adesso la nave, eh, ancora di più, erano 11:15, 11 e mezzo. Adesso sì, l'orario sì. preciso. Direi, non mi chiedo l'orario preciso. Direi una cosa sbagliata. Si blocca la scialuppa a metà, a metà nave, e loro hanno iniziato a urlare. e Io ho distinto che secondo me fu, questo è stato un altro angelo custode che ci ha aiutato. Eh, mi sono lanciato dentro la scialuppa. E la fortuna che sono riuscito ad entrare proprio dentro perché, poi, in quei momenti di panico, potevo prendere la scialuppa all'acqua. Sì. Ti dico che sono stato miracolato proprio. E da lì, eh, diciamo, gli operai eh, i tunisini erano dei ragazzi tunisini. Sono riusciti a rompere diciamo, il camminatoio della, della scialuppa e, e è scesa tutta in un, un tombo dentro, dentro l'acqua. Questo è stato, diciamo, ho visto il percorso dentro la nave come, come entrare dentro il paradiso e cercare di entrare proprio nel, nel, nel ripararsi, diciamo, in tutto. Poi io avevo una medaglietta di una zia mia e gli dicevo: Zia, ma, ma proprio a noi è il viaggio di nozze almeno aiutaci a salvarci. Io, non, io dico sempre che è stata lei che ci ha dato il cammino giusto per, per poi ecco, raccontarla e, e poi fare beneficenza perché nella vita ci vuole, ci vuole questo, ci vuole eh, la bontà delle persone, lasciare perdere le guerre, infatti quando vedo in queste altre situazioni no, sono uno e, non, e conto niente, però almeno la parola per dire di stare in pace e di aiutare sì, Alberto, il prossimo è importantissima. Si fidi? Si fidi, che lei conta, perché guardi ha fatto. Ha raccontato di essersi trasformato in Spider-Man. Buttati in una scialuppa mentre la scialuppa è ferma, e tu sei su una nave che si sta. Cioè lì c'è una disperazione, ma quella è la tua famiglia. L'avrei fatto anche per altre persone. L'avrebbe fatto anche per altre persone. Perché lei è proprio cattivo di natura, eh? Proprio cattivone. Lei è un cattivone, si vede dagli occhi quanto è cattivo. Allora, Valentina, eh, Valentina è medaglia d'argento. Ecco perché continuavo a dirvi, guardatela, guardatela, come miglior chef d'Italia, junior. Fortunato chi ti sposa. E questa è banalissima, è proprio una battuta da zia, ma te la dovevo fare. Allora, signorina, come hai fatto uscita da quella notte, adesso abbiamo ancora domande per la mamma, ma uscita da quella notte, guarda un po'? Ora, che tu sia figlia d'arte, che tu venga da una famiglia che ha uno splendido ristorante, che ha un modo meraviglioso di trattare la cucina, è un conto. Ma raggiungere questa onorificenza e questo ruolo? Allora tutto è partito da quando ero piccolissima che già papà mi insegnava e mi faceva giocare eh, praticamente e a dieci anni ho cominciato a dare una mano aiutando mamma con i dolci e anche lei mi ha insegnato molto. Una mano con i dolci non vuol dire che se li mangiasse, eh? vuol dire che li faceva perché sono da dieci anni e anche dopo ti do una mano con i dolci, un criceto, ma comunque no, Valentina no, Valentina li faceva i dolci a dieci anni poi e poi ho cominciato pian piano a entrare nell'ambito della cucina insieme a papà e tuttora sto imparando e cerco sempre di migliorarmi ma ah, si vede guarda nene hai cioè, lo sguardo di una che sa esattamente quello che vuole senti Paolo Maspero tu l'hai più incontrato l'avete più incontrato sì l'abbiamo incontrato quando eh, papà ha fatto la gara di fast food è arrivato medaglia d'argento pure lui. La sede di famiglia proprio, <ride> come si dice a Roma. Insomma. E quando stavamo lì l'abbiamo incontrato e ci abbiamo parlato, ovviamente. E lì avete scoperto che lui fosse venuto anni e anni no, prima? No, no. Al Grazie, la sera, il, del, il giorno dopo della costa. Dell il sì, del sì. naufragio. E, um, sì, perché abbiamo parlato no. dicendogli. Devi venire in Umbria, lui gli fa, dice: ah, In Umbria vengo a Ferentillo. Ah, io sono Ferentillo. rimasto come a Ferentillo. Sì, cioè, sì, io conosco questo, questo. Dico, è il mio migliore amico quello che conosci. Sì, perché io dice: Sono andato no, a fare il matrimonio e il giorno dopo mi ha, eh, siamo venuti in questo ristorante. Dico, guarda, stai parlando del mio ristorante? ristorante, Osteria del Trap. L'Osteria del Trap il fondatore è il nonno, giusto? L'abbiamo fatto insieme con tutta Li la avete famiglia. L'avete fatto insieme con tutta la famiglia. Quindi avete scoperto con era piedi, a mangiare con i piedi un maniera. po' più asciutti, che fosse venuto a mangiare da voi. Eravamo in Gretoli lì. Ah, sì. Questo è il miracolo. Sì, perché pensi che tutto vi avrebbe salvato comunque, signora. Quell'uomo. No, ma noi non ci conosceva. Buono eh? e caro. <ride> avrebbe... Voglio dire. <ride> però pensare che ci sia stato un momento precedente della vita in cui i vostri prima, sguardi eh? si sono incrociati lui si è seduto al vostro tavolo insomma è tanto, eh. un, miracolo. È tanto. È un miracolo signora sono andati eh, è andato perduto tutto no, la notte sì. Voro, mi dicevano poco fa una tenerezza anche i nostri abiti sì, di mh, nozze ce li eravamo portati apposta mm. per, per fare le foto eh, tesori e li abbiamo persi quello è un, un rimpianto che ho <ride> di aver perso gli abiti insomma però eh, sì, però sì. Sì, è, è andata. È un impianto. Perché se no sono sì, però Avrete perso gli abiti, ma non avete perso le foto. Ma guardateli! Belloni! Due belloni, Sono belli, papà e mamma. Sì, Valentina prova. Dice: Sono al dente. Li abbiamo... Si sono cotti per bene. Battutaccia orrenda, non voglio. Allora, eh, signora, mh, hey, qui ora le faccio quella domanda che non bisogna fare mai. Chi è più brava tra la figlia e il papà a cucinare? <ride> Vuoi bene di più al papà o alla mamma? Io, da bambina, uscivo pazza quando mi facevano queste domande, consideravo le persone che mi facevano queste domande degli emeriti idioti. Non mi dubito dell'idiota da sola, ma. No, no. No, no, non voglio no. diminuire diciamo, il ruolo del papà, ma la figlia è molto più brava. La figlia è molto più brava? <ride> no, wow! Però! La figlia incassa questi complimenti. <ride> Valentina, bella, tranquilla, serena, giustamente. Piatto forte? Eh, le ciriole allo scoglio. Le ciriole allo scoglio. Sì. Wow, ciriole. Ciriole, sì. Fatte a, mano. fatte a mano. fatte a mano. Cioè, non il pane, la pasta. Sì, sì. Ma lei sul miglior chef Italia è arrivata a seconda facendo eh, i picchiettini con la pasta all'uovo nostra davanti a tutti a mano. Ha gareggiato contro tutte le ragazze del Alberghiero da, dai 16-20 anni e lei 13, e anche lì per me è un miracolo. Capisco. Eh, <ride> sarà un miracolo, ma è anche tanto brava, voglio dire, assolutamente. I miracoli arrivano sulla testa delle persone eh, migliori, e ha quest'aria molto estremamente concentrata, no? molto. Cosa cos è che deve che non deve mancare a chi sa fare dell'ottima cucina? Eh, il gusto, perché deve avere un buon gusto per cucinare sì. e mettere insieme gli ingredienti. Sì. E anche la concentrazione e il lavoro. Più, la, più cucini e più migliori, più ti alleni. Più cucini e più ti alleni. È come suonare uno strumento, no? Più suona uno strumento. Più devi allenare. Parli a me, bene, mi sta guardando, tesoro mio. Potrei raccontarti come una volta io ho fritto dei totanetti. Ho buttato tutta la farina, li ho messi nella farina prima, no? Poi c'era l'olio che bolliva, e io ho fatto così: ho preso la carta e ho buttato tutti i totanetti con tutta la farina. Non abbiamo mangiato totanetti, <ride> Valentina, te lo posso garantire. Non è andata così. Va bene, allora, eh, signora, eh, quella è una mh, tragedia che vi ha però portato dall'istante del terrore e dall'istante della, della salvezza che vi ha dato quest'uomo, da quell'infermiera che, che vi ha ceduto il posto, che ha ceduto il posto ad una mamma con due bambini, vi ha poi catapultato su un'isola che ha dimostrato una capacità di accoglienza, di affettività, di, di, di dono verso gli altri che è stata strepitosa sono veramente degli angeli continuano a esserlo perché eh, noi non ce ne dimentichiamo del, del bene che ci hanno fatto e... hanno aperto la farmacia a porte aperte così abbiamo preso Di qualsiasi loro. cosa che, che ci serviva a regalo perché non è che portavamo soldi, portafogli no, no. si erano bagnati i soldi qualora fossero rimasti erano rimasti là esatto. pure loro loro no. hanno aperto tutto senza pensare, no? Adesso qualsiasi cosa... Grande isola del genio, sì, sì, sì. Sì, concordo, concordo in pieno. Non, non ci siete tornati? Ci siamo tornati l'anno successivo, che è stato molto difficile, eh, considerando... Eh, io mi sono sentita male mm, quel giorno, ho avuto tipo un, uno svenimento. E anche in quell'occasione quell la signora che ci aveva aperto casa Uguale mi ha fatto, diciamo, riposare a casa sua perché non, non mi sentivo bene. E da lì non, io non ci sono più riuscita a tornare. No, non ci si riesce, no? no. È, è, un, è una ferita. Sì, è una ferita. Magari potete invitarli, però, del trap. Sì, molto volentieri. Eh, è un po' più lungo, cioè loro devono partire, eh, è la stessa cosa, un po' più lungo. Loro partono via mare e vi raggiungono. Poi magari uno non farà più viaggi per mare per un po' di tempo. Lo no, diciamo sempre, però non siamo mai riusciti a farlo. E eh, vabbè, via. Avete così tanta terra da vedere, con buon, buona pace della bellezza del mare, e avete una campionessa da seguire. Il 5 dicembre fai i campionati italiani? Ovvero? <ride> eh, sono in gara di cucina, farò un piatto. Sì. Che sarà una sorpresa. Bellina, perché lei sembra un passerottino. Poi quando spalanca le ali fa! Cip, cioè, voglio dire una, una specie di aquila reale nelle vesti di un passerottino. Quindi buona vita, buone cotture, buon lavoro. Grazie. Buon tutto, Valentina, a te, a questa splendida mamma, a questo splendido papà. E i fili non si interrompono mai. Il vostro Salvatore continua a volervi bene. Potreste non sentirvi tutti i giorni, però, come dire, ehm, sì. siete legati, molto. Molto. E, e noi questo Signore lo ringraziamo. Inutile dire, abbiamo tentato di intervistarlo. Lui non rilascia interviste, eh, fa tante cose. E ne ha fatta una quella notte, più di una, ma una per questa famiglia l'ha fatta e gli è riuscita perfettamente bene. Allora noi vi portiamo, ringraziando questa splendida famiglia, andiamo un po' più su dell'Umbria, andiamo ad Osimo, nelle Marche. Fabio Ischiboni eh, è legato alla Lega del Firo d'Oro da quando aveva eh, nove anni, la nostra Marta Manzo lo ha incontrato e anche qui si parla di una grande passione. Guardate. Yeah, Fabio è arrivato da noi che aveva poco più di 9 anni. Era già un bambino ipovedente, sordo e con una disabilità cognitiva. Yeah. Qui ad Osimo praticamente ha imparato tutto. Prima di tutto ha imparato a comunicare. Aveva già frequentato la prima elementare in una scuola di sordi, quindi conosceva alcuni segni, ma qua attraverso il metodo Tadoma, che consiste nel posizionare la mano sul collo di chi parla e il dito pollice sulla bocca, ha imparato anche a produrre dei suoni, a produrre delle parole. <totipo> Con il tempo ha imparato il braille ed ha imparato anche il malossi, un metodo comunicativo che consiste nel digitare le lettere sulle mani come su una tastiera. Nel corso di questi 55 anni ha imparato a prendersi cura di sé e a costruire tante altre abilità e grazie all'aiuto dei suoi operatori sta diventando sempre più competente delle cose che a lui piacciono tantissimo è per esempio cucinare, immergersi in questo mondo di cose da toccare, di sensazioni tattili, di cose profumate. Lui si scrive le ricette in braille, noi mettendogli a disposizione gli oggetti, gli ingredienti che servono, a Fabio non resta altro che creare le sue preparazioni. diventa sempre più capace di stupirci. Negli anni poi il rapporto si addolcisce ovviamente perché subentra una relazione molto forte tra noi. C'è una conoscenza di quelle che sono anche le sue emozioni, la sua sfera emotiva. Possiamo ecco, lasciarci andare anche un po' a un rapporto più affettuoso, più dolce, più libero. Prendersi cura delle persone con cui lavoriamo è anche un atto d'amore. Noi ci sentiamo sicuramente un punto di riferimento. In questo senso possiamo pensare che oltre alla sua famiglia che vive a Roma con la quale Fabio è molto legato, noi siamo un po' la sua famiglia allargata e ci sentiamo così. Perché questa era una storia troppo bella. E Umberto, lei mi diceva che la cucina è terapia, no? Questa è terapia. Sì. Insomma, è riuscito a fare la sua torta di mele. Sì, sì. Con gioia. E voi vi occupate anche di questo nel vostro ristorante? Sì, noi facciamo molti corsi con ragazzi, diciamo, speciali. E ti posso dire che sono anche più concentrati. Dei di ragazzi di oggi. Eh, e questo noi... voi come lo spiegate? Perché c'è una. Lo spieghiamo allora, io a parole mie, sì. a, al mio pensiero, tutto. al mio cuore, io penso che la cucina è amore. Si dice sempre: no? che ha passione, cucina, e secondo me è vero. Perché, eh, prima di tutto, mh, quando tu fai un corso, con diciamo tutti insieme a già lì fai c'è un'armonia speciale. Mm. E, sì. e vedi, eh, quando noi facciamo questi corsi, questi ragazzi si aiutano uno con l'altro. Chi ha più difficoltà, vedi subito sì. l'altro che, che è pronto ad aiutarlo. E, e poi quando c'è il risultato finale, eh, loro hanno vinto, Cioè, hanno, sono arrivati a quel traguardo. E ti posso dire che più lo fai, e più loro sono concentrati a farlo perché eh, in quel momento è proprio è un momento speciale, è un momento eh, di amore. Sì. Eh, loro sono concentrati, prima di tutto, perché anche curiosità. E curiosità, loro... responsabilità, sì, sì, anche voglia sentono... di, di, di tagliare il traguardo, di, ottenere, di sì. vedere il risultato. No? Ma noi, l'ultimo diciamo, corso che abbiamo fatto, abbiamo fatto dei gnocchetti al pomodoro, una cosa. Sì. no? E loro hanno fatto gli gnocchi perfetti. E poi la, il finale è stato tutti i gnocchetti insieme su un padellone e poi il padellone in mezzo al tavolo e tutti insieme a mangiare come si faceva una volta nelle famiglie con la polenta. Come e così l'abbiamo fatto. Bravo, bravo Umberto. Allora. Questo era, e per questo chiedo scusa, vi ho rimandato il viaggio soltanto di qualche minuto. Era, era questo che volevamo raccontarvi attraverso una famiglia che giustamente ha detto fare beneficenza, bene fare, no? Cioè Fare il bene. Più bene fai, più ricevi. Lo facevate prima di, questo, di questa sì. vostra? Io, mamma, che adesso non ci ho più. Notte, Lei, qualsiasi cosa poteva fare di beneficenza a qualcuno, era la prima in assoluto che voleva farlo. E noi. Infatti, mamma si chiama Morena, noi la chiamavamo Cornacchia, Morenacchia la Cornacchia, e noi ogni anno facciamo una cena di beneficenza a nome di mamma e, e doniamo questi piccoli soldi, no? che è più che altro il gesto che il soldo, no? a, a chi ha bisogno. Voi avrete anche perso gli abiti da sposi, ma siete tanto belli. Vi sono rimasti gli abiti da persone profondamente buone addosso. Grazie. Quindi... Non si bagnano mai, quelli non vanno mai perduti. Grazie di essere stati con noi. Yes. Signora Chef, grazie di essere stata con noi anche lei. Signora Chef la posso chiamare, vero? Sì, sì. sì anche sì. solo Chef? Benissimo. Mi ha detto che va benissimo. Benissimo.